Esiste un luogo al centro di Roma, periferia senza averne coscienza. Per poterlo esplorare è necessario scendere le scale che dal livello della città conducono alle acque. Presente da sempre, realtà naturale, genius loci e dio delle acque, immagine del tempo e dell'eterno. Ha fatto nascere la città di Roma e per secoli ha intrecciato con lei la sua storia, il suo fluire. Eppure Roma gli ha voltato le spalle. Non riconosce più la sua divinità naturale. Mentre aspettavo sopra un ponte sul Tevere alcuni amici, era notte, mi è venuta l'idea di scendere lungo una scala che giungeva al livello dell'acqua. Eseguii subito quanto avevo pensato e mi trovai sopra un lembo di sabbia e fango. Proprio non credevo che nel cuore di una metropoli bastasse scendere una scala per arrivare alla più assoluta solitudine. I tram passavano stridendo sulla mia testa, ma io ero a quattro occhi col Tevere, col secolare Tevere, che trascinava le sue onde melmose e i suoi riflessi verso il Tirreno. Ma lo strano era questo, che io non pensavo di essere vicino al Tevere di adesso, ma a quello di 2000 anni fa. Nel tempo si è interrotto il rapporto armonico tra il fiume e la città. Il Tevere è diventato periferia nel momento in cui, a fine 800, sono stati costruiti muraglioni che hanno separato Roma dal suo fiume. Questo in seguito alla straordinaria inondazione del 1870. Spariscono i porti, i mulini, il rapporto simbiotico tra uomo e le acque, la vita quotidiana scandita dal lavoro e dal commercio. Il fiume non è più navigabile. Quello che una volta era il suo dio, ora si è trasformato per Roma in un mostro da domare, una minaccia da tenere lontana. Il Tevere non è più il monumento sacro, fluente, invocato da Enea. Non è più la forza che ha protetto Romolo e Remo nella cesta, conducendoli fino a noi. Cos'è oggi il Tevere? Una pausa naturalistica nel tessuto urbano. È la fisicità del tempo che scorre, che unisce il presente alla nostra storia passata. È il rifugio degli emarginati. È una periferia, nel cuore di Roma. È allo stesso tempo un modo imprevedibile per vivere la città e per guardarla da una prospettiva diversa. È energia repressa, pronta a scaturire, come negli spazi d'arte che qui sono stati creati, nei luoghi adottati dalla cittadinanza. A ogni inizio d'anno ci si tuffa da Ponte Cavour, un modo per ricostituire il legame tra uomo e fiume, anche quando si sceglie la morte, come l'artista Tancredi, nella notte di una sera di settembre del 64. A Roma ho visto che il Tevere non è bello, ma trascurato nelle banchine, da dove spuntano rive a cui non c'è chi metta mano. Nessuno usa le navi da carico brunite dalla ruggine, nemmeno le barche. Arbusti ed erba alta sono infangati e sulle balaustre solitarie dormono immobili gli operai nella calura di mezzogiorno. Fino ad ora non si è mai girato nessuno, nessuno è mai caduto giù. Dormono dove i platani dispiegano loro un'ombra e si calcano il cielo sulla testa. Bella però è l'acqua del fiume, verde argilla o biondo, a seconda di come la luce lo irradia.